Ah, regà, io nella vita mica magno e basta, eh. Faccio pure altre cose. Tipo, vengo qua al campo perché aiuto pure mister Mario Sturniolo ad allenare la squadra dei Redlock e faccio un po' la figura del DS in questo caso. E quindi mi tocca venire qua al campo quando ci si allena e quando si gioca. Innanzitutto sono l'unico corpandino, tutti i macchinoni e io sono l'unico corpandino. Via qua che te presento, va, sto a fare un video per canale mio. Via via, con la borsa pure, sta keeper. Ma tu quindi fai il portiere per... Eccolo, guarda, aspetta. Abbassati, ecco. Che sei alto. Ciao ragazzi. Nome? Antonio. Ruolo? Portiere. C'hai la pagina TikTok e Instagram? Certo, si chiama Instakeeper. Instakeeper, oh. Oggi siamo carichi, eh? Due amici tutti e due. Tutto a posto, mi sto a cambiare, lo sai perché? Perché infatti, Franchi, che stai a fare? Metti felpa su felpa. Qua fra poco, tra due ore, va giù il sole e non è che fa freddo, di più. L'altra volta mi sono congelato, mi sono portato pure il doppio calzino oggi, eccolo qua. Bravo, l'ha giocata giusta, io ne ho parlato di tre, se ne serve uno in più poi. Ah sì, perché ti ci serve pure il terzo. Noi ce li cambiamo, capito? Ecco, il capitano. Dai, mi cambio e vengo, vengo al campo. Ma mangi? No, non mangi. No, non mangio. Ho visto l'altra volta il cibo, è meglio che non lo tocco, però vi venga un quadro al vostro. Mister, un cazzo, vieni qua e ti presento anche a te. Ciao, dottor. Tutto bene? Tutto a posto. Abbassati perché la telecamera sta bassa. Nome? Eccoci. Matteo. Ruolo? Difensore. Capitano anche. Capitano, esatto, sì, capitano. Oggi se non vincete, vi strappi i piedi e vi metto tutti sinistri. Io aspettavo solo di vedere te, se devo essere sincero. A posto. È la carica che ci serve, esatto. Siamo a fare un campionato proprio, dove siamo imbattuti, cioè nel senso non abbiamo proprio mai perso una partita e i ragazzi sono forti, c'è stata una bella difesa, c'è un bel portiere, c'è sta il mio preferito Momo che fa sempre esattamente quello che gli chiedi di fa, incredibile, e corre, c'è sta il Fiche, grande motore anche lui della squadra, con un piede molto educato e molta verve. E solo che ai ragazzi, secondo me, gli manca un po' di malizia. La malizia quella di una volta, quella anni 90, manca un po' di malizia, di mestiere. Non messo il calzino. L'unico che ce la mette è Sergio, detto anche Serginho, brasiliano di Rio, Carioca, lui è un bel malandrino, però quando si ricorda, e gioca a pallone pure quando si ricorda, che sa giocare a pallone allora ci gioca, però quando si ricorda, è il mio compito, è quello di farglielo ricordare un po' più spesso. A posto, doppio calzino, doppia felpa Messi, cappelletto, giacchetto, e si vola. Andiamo al campo, va. Qui c'è sta l'ingresso dei campi. E qua c'è sta il gabbiotto dove devo prendere il modulo da riempire ogni volta, dove mi danno il braccialetto per l'ingresso e i gettoni per mangià. Ciao! Ciao! Alessandro Bologna. Bologna come la città? Sì. Ok, eccoti qua. Alessandro Bologna. Franchino. Sì. Ok. Grazie. Nome. Nome? Nome. Mario. Cognome. Sturniolo. Che fai qui? Il mister dei Redlock. Il mister dei Redlock. Squadra? Redlock. Imbattuta. Ah minchia, sì. Abbiamo fatto un pareggio in due stagioni. No, buongiorno. Scusi se le do la sinistra. E buon appetito. Buon appetito. Guarda. Buonasera. Ciao. Buonasera. Scusate se vi do la sinistra, ma è l'unica che c'ho libera. Guarda, oibò.
ho due gettoni, uno per il pranzo e uno per la cena. Allora, oggi sono petto di pollo con piselli e una pasta al dente, pomodoro in bianco. Ti piacerà tagliare? Davvero? Vado a vedere. Poi c'è dell'acqua calda. Dell'acqua calda? Che poesia. Questa è la parte interna dove c'è il bar e dove c'è il ristorante, dove quindi in teoria... King, lui è il King. Eccoci qua. Lui è il vero King. Come stai, King? Tutto a posto. È un onore vederti. Ah, è un grandissimo. Bene, bene. Una piena lesione ai nervi. Lesione ai nervi. Stampellato così che ti hanno detto. No, ma in realtà è per fare un po' scena, capito? Perché ci sono comunque delle ragazze oggi, capito? Ah, dici, gli fai scattare lo spirito da Croce Rossina. E tipo, hai presente che faccio tipo, addio, sto per morire, cosa così. E secondo me ci sta. Ottima tattica. No, è vero. Ma oggi giochi? No, oggi non gioco. Però mi sa che un giorno entrerò in campo così. Ti prego, batti il rigore se esce ancora. Se esce, se me lo fanno battere, lo batto. Solo l'altra volta l'ho strozzata un po' troppo la palla. Ma quando è che andiamo mangiato a fare una cosa tipo cibi egiziani? Possiamo fare un cosa mangia King Ash. Cosa mangia King Ash? Organizziamolo. Ho fatto la sleeve, ho fatto l'operazione per lo stomaco. Quindi adesso mangio pochissimo. Mangi poco, però buono. È quello l'importante. Dai, promesso. Dai, com'è il cibo? Mi parti a far vedere il cibo? Certo, dai, fammi da cicerone. Fammi da cicerone su questo cibo. Quattro splendidi piatti dedicati a te. Allora, come primo ho pensato a un'ottima pasta in bianco. In bianco. Con l'olio. Ok. Olio e acqua. Olio e acqua. Secondo piatto, perché magari vuoi un po' più di sapore? Uguale col pomodoro. Ma come ti viene fame, eh? Sugo e acqua. Poi? Poi abbiamo la terza opzione. Come secondo, perché il primo non ti va, il glutine. Che voglio dire? Piatto forte questo. Vai. Scaloppina con acqua e olio. Acqua di buono. E olio. Però diciamo, posso dire una cosa? L'acqua e olio di base comunque ci stanno bene, sempre. Grassi vegetali e acqua. E qua il piatto forte. Sei pronto? Sono prontissimo. Piselli in acqua. Qua manco c'è l'olio. Non c'è neanche l'olio. È solo l'acqua. Finito. Sai, la metti nella pasta in bianco, in rosso. Io non so che altro metti da parte. Buon appetito. E no, aspetto la tua recensione. Sei fan, eh? No, credo che salterò il pranzo, ma non solo. Vi denuncerò a tutti. È stata lei, eh? Vice mister. No, non ti faccio più giocare. Adesso ti vendo immediatamente. Io sono il vice mister. Sono un confianto in dirigenza, quindi non gioco dirigente. Ah, sì, oggi dirigente. Vabbè, lui lo conoscete. Grande. Nome. Ruolo. Esterno. Eh? Esterno. Esterno. Nome. Alex. Ruolo. Difensore. Nome. Matteo. Ruolo. Difensore. Difensore, quello che gioca bene. Mister, ma tu davvero ti stai a mangiare sta roba? Sì, mi sto mangiando questa roba e ho accumulato i gettoni rispetto ai giorni scorsi, così me ne mangio anche di più quando sono in Kim. Ma se vuoi io li ho da darte, eh. Davvero? Sì, sì, guarda. Fammi vedere questi gettoni scrocchiarelli. Mamma mia. Puoi mangiare davanti a Franchino, che vergogna. Che vergogna, vergognati, vergognatevi tutti, vergognatevi. Saluto io. Come stai? Il presidente, ragazzi, ciao, lui è il presidente della squadra. Criminali. Redlock criminali imbattuti. Imbattuti. Piccola parentesi, hai visto il video che ho fatto allo stellato giapponese in Svizzera? Bravissimo. Perché ne vale proprio la pena, eh? È buono. È una cucina molto delicata. Tutto qua. Questo. Oh, mi stanno rompendo i coglioni. Perché quando rifate i stellati con Massiao. Perché è piaciuto, regà, sì, quel video è piaciuto. Però è cioè, non è facile organizzarlo. Non è difficile incastrare gli impegni. Gli impegni suoi, gli impegni miei. Lo stellato che non però è che. Ah, stasera vengo, eh! No, non funziona così. Sì, no. Purtroppo, però la portiamo avanti. Con calma, ma la portiamo avanti. State, abbiate non fiducia. Non preoccupatevi, non abbiamo litigato, non stronzate. Ci siamo. E squadra, ci abbiamo pure i giocatori colorati. Certo. Lui, nome. Abe. Cognome? Castiglione. Ruolo? Centrocampista, un po' tutto fare. È un centrocampista, raga, che i piatti veramente buoni. La capoccia. Io manca un po' di malizia qua, ragazzo, però. No, sono cattivo. Pure un po' di bisogna malizia. Essere cattivi, sono cattivo. Lui e Serginio hanno la malizia, l'altri un po' meno. Sì, esatto. Questo, raga, è il campo di gioco. Oh, mi ti ho visto toccare il pallone, ma c'hai due piatti sinistri tu, eh?
Infatti non gioco io, mi limito a non giocare. King, mi sa che quello che volevi fare non ti viene, perché ti vedo sempre circondato da maschietti, però. Guarda che tra poco io farò pena alle ragazze per andare a casa. Per il momento non funziona. Per il momento non funziona. Primo match contro gli Oregon e poi il quarto match contro i Muchachos. No, perché gli Oregon si pensano di vincere oggi, cioè vorrebbero vincere. Sì, vogliono navigare questa onda di entusiasmo, non hanno capito che si gioca veramente a pallone tra poco. È vero, infatti una settimana fa erano belli spavaldi, mo più si avvicina il match e più vedo che la spavalderia cala. Adesso non vedo proprio che ci guardano negli occhi, però prima facevano qua tricche, ballacchere e tutto quanto messo insieme. Vediamo, il campo parlerà. Fighe, quando hai finito di fare pisellate, puoi uscire un attimo così te presento, per favore. Quando rientra, veramente non c'hanno. Fighe, se mi fai aspettare altri 3 minuti ti faccio fare 30 giri di campo, eh. Quando rientrate, raga, mi lascio questo. Tutto bene? Nome? Daniel. Cognome? Fichera. Ruolo? Attaccante esterno. Esterno. Centrocampista. Dipende dove c'è bisogno. Tutto faccio, anche il difensore se c'è. Vabbè, bisogno. Oggi c'è Abbe, o rimettiamo al centrocampo. Io rimetto la posizione esterna a sinistra. Dai. Ah, regà, belli tutti. Mazza, siete belli. Aspetta, vuoi che ti faccio un filmato con la tua? Ah, bella, sì, è là. Vaffanculo. Già è fatto tutto, presidente. No, dai, a parte i scherzi, entriamo subito in modalità gara. Ogni cavolo di volta ci manca qualcuno. L'altra volta ci mancava Abbe, che oggi ci sta. E quindi finalmente pure Fighe può giocare nel ruolo suo. Però manca Sergio là davanti. Quindi che cosa ci manca se ci manca il brasiliano De Rio Carioca? La malizia. Ci manca la malizia, regà. Ci manca quello che fa il mestiere. Quindi, per favore, se c'è da piazzare il fallo, un calcio piazzato ai limiti dell'area, sul dischetto rigore, mettiamocelo un po' di mestiere. Non ve so di che dobbiamo fare le signorine, però piamoselo il fallo, ok? Invece poi per il resto, a centrocampo, in difesa, mordiamo ste cavie, facciamo sentire il fisico, mettiamocela alla spalla, copriamo la palla, ogni tanto pure un calcetto dietro, damolo. Riga? No, sul serio, un po' di malizia, un po' di mestiere. Soprattutto c'è sta Mirko oggi pure che gioca e che deve entrare. Va bene? Siamo la squadra più forte, quindi risultiamo la squadra più forte pure oggi. De modo che, come è entrato l'altra volta Cattelan, oggi entra Mirko. Anche che Mirko c'ha il piede, c'ha la corsa e sa giocare, deve giocare però sereno, perché intorno c'ha la squadra che comunque è troppo forte. E quindi lui gioca sereno, perché siamo forti, punto. Prego, mister. Si sono portati la testa, i social li utilizzate anche voi. Lo sapete benissimo qual è la narrativa di questa cosa. I Redlock le hanno vinte tutte, i Redlock sono i cattivi. Cosa c'è di più bello che battere i cattivi e rendere questa Lega meno noiosa, giusto? Ve la trovo io una cosa però bella, di tutta sta roba. La roba è il cazzo! Ciao ragazzi, te... No. Scusa. Entrare in campo? Arriviamo un minuto. Ce n'è una cosa, è più divertente di questo. Schiacciare le speranze di sti vermi che pensano che si vincono con i meme le partite. La partita inizia quando usciamo dallo spogliatoio, con lo sguardo. Questi qua, la settimana scorsa, erano spocchiosini. 3 giorni fa erano ancora più spocchiosini. Adesso ci guardano e guardano da un'altra parte. Perché, ragazzi? Perché lo sanno che siamo i più forti di tutti. Fate cominciare la partita da adesso, manca Sergio, il sostituto è Vale. Vale, meno responsabilità, sei la punta, devi essere cattivo e ti voglio vedere egoista, ti voglio vedere sbagliare, ti voglio vedere più sporco. Se no ragazzi, non c'è speranza, perché a quanto pare dei pagliacci con le speranze le troviamo ogni giornata. E allora vinciamo questa... Questo è il signor Shutout. Eccolo, vado io. Vai. E come al solito, viva la figa. Thank you.
Contatto dov'è, mister? Non ce l'abbiamo. Dai, raga, concentrati, già sanno fare forma, un paio c'hanno pure la panza, forza, dai. Bravo, mezzo. Va bene, va bene. Andiamo, andiamo. Sì. Sì, bello. Bella, bella. Sì, non passa mai, brother! Invece ti sei cagato addosso! Ti sei lasciato sfuggire un paio di volte che stavi girato dall'altra parte. Qua fighe, liberissimo, che ti ha chiamato. Ma andava proprio in porta, mi raccomando. Arbitro, scusa, io insisto, ma non si può fare. L'allenatore in educazione può parlare con l'arbitro se qualche cosa non va bene. E il giocatore mica poi risponde in quel modo all'allenatore. Ma come adesso? No, il giocatore, io parlo con te, io allenatore parlo con te, arbitro. Il giocatore mi prende di petto a me, allenatore. È cartellino, arbitro. Adesso? Eh no, come può succedere? Dai, dai, lasciamogli due minuti giusto a prendere fiato. Ma dai, non poi, esiste. Poi parliamo alla fine, dai. Parliamo dopo. Arbitro, ma mi stai a più a per culo, parliamo dopo. Dai, eh no. Per favore. Arbitro, mi stai a più a per culo, corso risetto, mi stai a più a per culo, parliamo dopo. Allora, parliamo allora, dopo, mi stai a più a per culo, vabbè, tutto a posto allora. Più a per culo, va bene. No, il suo risetto, ne parliamo dopo, mi stai a più a per culo, io sto a favore reclamo. Io parlo con l'arbitro, il giocatore se permette di rispondere. No, non mi state ascoltando. No, io non c'entro. No, tu non c'entri, però appunto loro continuano a dirmi di no, che non è così, l'arbitro mi pia per culo, e allora io mo con chi me la devo prendere? Post partita. Post partita, ma la prendo seriamente però poi. Poi si accollano però. Fighe, vai il bacetto, eh! Quanto manca alla fine carta loro? 1:40. Manca 1:40. Oh! 1:40 per il posto, eh! Ok? Fighe! Sereno, sereno, vabbè. Bravo. Mirko. Mirko. C'è andato. Vale ora. Hai vinto pure questa. Ma ho vinto pure questa. Ma è il chiacchierone dell'allenatore avversario in svariate live. Diceva che ci avrebbe fatto il culo, ci avrebbe battuto. Eccoci qua. Siamo sempre. Risultato finale del 5-2. 5-3. 5-3. 5-3 mi pare, sì. Sì, sì. Facile. Facilissimo, ma buildare le squadre, farle girare anche senza il brasiliano malizioso. Hai visto? Hai sì, visto? Perché poi appunto come ho detto all'inizio, ogni volta ci manca qualcuno, sì. Però ci abbiamo. Ma ci possiamo assolutamente adattare a qualsiasi situazione. Mi piace questa cosa. Se, così è andata, dai. Se volete aggiornamenti anche sul mio canale del campionato Goal 7 League, basta che me lo dite che nei commenti e io vi metto altre puntate. A sbrega, direi. A sbrega.